Come il bambino trova l'aiuto della mamma per rialzarsi, ho avuto la fortuna di trovare amici che mi hanno aiutato a ripartire con un nuovo progetto, oltre alla mia azienda che ha sofferto molto dalla pandemia. Qui vediamo che ho preparato per installare la soglia della cucina e qui si riprende a tagliare per preparare l'alloggiamento della porta finestra. L'appartamento Rosi dove ci sarà la cucina. Eccomi qua, diciamo un'altra tappa del lavoro di ristrutturazione fai da te, no al Pitour, e ci arrangiamo come sappiamo, con un po' di aiuti, con un po' di aiuti economici, con un po' di aiuti materiali e manodopera. Però molto è fatto da me in prima persona, che chi mi conosce sa che non ho mai fatto nulla del genere. Non guardate il mio abbigliamento perché in questo momento penso di essere orribile. Adesso vi faccio vedere a che punto sono arrivato dei lavori e sono qui, ho finito di allargare gli stipiti per inserire il telaio delle persiane, questo telaio qua che adesso si è parcheggiato, e questa sera mi arriva la soglia, metterò la soglia qua al gradino per la nuova porta finestra e poi sostituirò finalmente questa vecchia porta finestra con i vetri semplici e tutto con la nuova porta finestra, doppi vetri di classe A, così andiamo a migliorare tutto quello che è la situazione della casa. Grazie che ho la pazienza di seguirmi. Ci sono anche dei piccoli infortuni e qui finalmente sono a sradicare il telaio vecchio della vecchia porta finestra di quella che era ed è ancora una camera da letto per il momento dentro la cucina. Qui sono nel vecchio ufficio, ogni tanto ci metto un po' di mano, ma e negli intervalli del lavoro c'è sempre erba, erba da tagliare. Qui questo ufficio ha tanti ricordi, tante cose da spostare che si riprendono così. Sono arrivate altre soglie, gradini e qui finalmente installiamo il gradino della porta d'ingresso dell'appartamento Isolda. Diciotto agosto. Saliamo le scale. Qui la porta è cambiata e qui è tutto un cantiere aperto. Qui ho già imbastito il lavoro di sostituzione della porta che va nella futura camera da letto. Qui ci sono i segni delle tracce, devo fare la nuova canalina per l'impianto della luce che deve essere spostato e aggiungo una presa. Qui vedete la riga di livello, qua verrà fatta una soletta e nascerà il nuovo bagno di questo appartamento denominato Isolda. Qui abbiamo tolto e rintodaccato, quindi stiamo ancora finendo qua, dobbiamo ancora finire il lato sinistro, la porta che qui sarà l'ingresso della cucina. Lì c'è già pronto per piazzare la soglia. Ieri ho messo il gradino della porta, qui verrà la porta d'ingresso. Oggi mi cimenterò a creare
creare due stipiti laterali per adattare la larghezza necessaria all'installazione della porta d'ingresso. Quindi mi appresto a costruire di due spalle laterali con i mattoni, le sto ancorando con dei perni di ferro anche nella parte in altezza. In questo momento sto chiudendo i buchi che sono, diciamo, tra la soglia e il vecchio preesistente muro, e poi da lì inizierò a mettere il primo mattone e pian piano andrò su, perché le porte sono più strette della porta finestra che era prima presente qui, dove adesso sarà poi l'ingresso principale dell'appartamento Isolda, al secondo piano della casa. Secondo piano fuori terra, primo piano, come non si voglia chiamare.
non avendo occhio del mestiere, mi aiuto con una piccola bolla per vedere se sono in piano col primo mattone, anche se poi ha una relativa importanza, perché se tutto verrà poi rettificato con l'intonaco, ma è meglio partire con buone basi. Adesso sto immergendo i mattoni nell'acqua e il caldo, sono molto asciutti perché il cemento faccia miglior presa. Piano piano, in diversi step, sta crescendo. Ecco qua i ganci. E finalmente vediamo il muro crescere, due muretti laterali. Non essendo molto abile, faccio poco cemento per volta perché non sono ovviamente del mestiere. E sono giunto al 21 agosto, se riuscirò finalmente ad arrivare alla cima. Sono 3-4 giorni che ci tiro dietro. Vabbè, in mezzo ovviamente ci sono tanti altri lavori che si fanno e non... e devo fare, che non si vedono ovviamente nei video. E siamo arrivati alla cima, ci siamo. Ecco, qui è la collina sopra casa, questa è la cascina, qui c'è la parte sotto, c'è il magazzino, diciamo la ditta mia, sopra è tutto vuoto, si potrebbero fare 3 appartamenti, mancano i soldi. Invece qui la parte, diciamo, che era abitata, adesso piano di sopra sto lavorando a dividerlo in due per fare 2 appartamenti, io sto vivendo di sotto, prima invece occupavano tutta la casa. E sotto qua la cucina, 2 finestre sono della cucina, la persiana di là è chiusa, è diventato un armadio, comunque c'è la camera da letto. E qui dove c'è il nylon, sto vedendo un appartamento, adesso è tutto aperto, che sto facendo le porte, come idem dietro quel pannello bianco, anche lì sto lavorando per mettere una porta,
lì abbiamo già messo persiana nuova, tutta roba di recupero grazie a 110. Qui ci sono due scale, una già lì mezza piazzata, una qua a terra, quella a sinistra servirà per andare su quell'appartamento, questa qua a destra la metterò esternamente a quel balcone per andare su a quell'altro appartamento. La scala interna dovrò toglierla per creare due bagni. Ecco, questo è il cantiere di casa mia, fai da te, con un po' di aiuti di un amico muratore. Eccomi qua a cercare di imbastire il posizionamento della soglia. Qua sulla destra ci sono già riuscito, sulla sinistra no, anche perché il progetto era di mettere il telaio della persiana esterno e poi si farebbe il cappotto, ma ho dovuto cambiare tutto l'idea e quindi non farò il cappotto e allargherò, diciamo, l'apertura e metto il telaio a filo muro per assoluto. Adesso provo a preparare qua in fondo se riuscirò poi a inserire la soglia. Un'osservazione che mi è stata fatta è perché non inizio un lavoro, lo porto fermo. Vedete nei video che passo da una finestra, una porta finestra, da una soglia. È perché a volte manca il materiale, a volte arrivo a un punto che non sono capace di andare avanti e ho bisogno d'aiuto di Paolo. È un modo sbagliato forse di portare avanti il lavoro, però stare fermo e aspettare sarei rimasto molto più indietro che il mondo. Qui passiamo all'azione col martello demolitore, che aiuta, ma nella fragilità di questi muri di pietra, dove ci sono già state variazioni in passato, restauri di precedenti proprietari, è un po' così. Qui presento il telaio della porta blindata per l'ingresso all'appartamento Isolda. Sono qua ad allargare i laterali dove è installata la porta finestra e il telaio questo telaio qua delle persiane. Ho fatto una serie di buchi e poi con lo scalpello un po' flessibile riesco a staccare e a allargare, e sto vedendo che riesco a farlo facendo molta meno polvere. Avevo provato qua con una punta grande, sì, ma non veniva così bene. Adesso ho comprato delle punte piccole e il lavoro viene meglio. Così domani o oggi pomeriggio vedo di mettere la soglia e procede il lavoro. Situazione attuale. Stamattina quando sono arrivato ho iniziato. Il caldo non molla, ci sono un po' di nuvole, chissà. I lavori qua, stamattina sono andato ad Asti a accompagnare la cugina per una visita. Quando sono andato a casa mi sono messo subito qua a cercare di allargare gli stipiti. Poi ho ripreso nel pomeriggio. Comunque, qui sulla destra siamo
diciamo che sono abbastanza a un buon punto, ho la parte più interna da togliere, qualcosa lì, vediamo. La parte destra, anche questa ha un po' di parte, pezzettini, e la parte in alto. Ci sarà poi da vedere quel travo in legno che sarà una parte da togliere, ma una parte la lascerò a vista e vediamo come andrà avanti piano piano. Quante macerie, quante macerie. Ho ancora provato qua ad allargare dove riuscivo, lassù c'è un pietrone che non riesco a fare nulla, vediamo poi più avanti. Adesso pulisco e ragiono se riesco a piazzare la soglia per procedere. Eccoci qua. Ho tolto queste tre pietre, una, due, tre, e così ho approfittato di tagliarle, tanto siamo mosse. Adesso vado a ripristinare il muro. Adesso bagno perché c'è un ventaccio e fa molto caldo. Preparo e vediamo il lavoro. Oggi è così, un po' di pioggia, un po' di pausa, fortunatamente una pioggia non devastante, la natura, il sole 24 ore sta già prendendo nuovi colori e piove, la giornata volge al termine. Mi sono fermato col cantiere perché ero pieno di polvere. Ho mangiato tanto quella polvere che è incredibile. Col flessibile sono andato a sistemare quasi tutto il lato sinistro. Manca ancora un pezzettino e poi lassù sarà un po' più difficile per me. E domani un altro step. Questa mattina sono stato impegnato con l'e-commerce, per fortuna, con qualche vendita. Giornata di sole dopo la grande luna. Oggi riprende il cantiere, sto tagliando a portare a filo il pavimento della stanza per installare la soglia. Più tardi viene Paolino e mi aiuta, cioè lo aiuterò perché è pesantissimo, a installare la soglia. Così procederemo all'installazione della porta finestra. Dopo tre giorni di pioggia, oggi è il secondo giorno di sole, le temperature si sono abbassate, la natura risplende nuovamente. E il cantiere di casa mia oggi porterà avanti un altro lavoro. Ho rifilato il pavimento in maniera tale da poter installare bene la soglia. Adesso qui nell'angolo, avendo allargato un po', manca un pezzo, quindi adesso taglio un pezzo di piastrella recuperata per sistemare il buco, così starà un po' meglio. Dopo tanti annunci finalmente installo la soglia dell'ingresso alla porta finestra nella futura cucina dell'appartamento Rosi. Un po' cambiata la sera, è stata delle come le altre, lei ci sono state con le altre, i suoi tesori